L'ipotesi di reato è frana colposa, un fascicolo aperto in procura a Lecco a carico di ignoti. Sequestrate le reti paramassima, questo non rallenterà le opere di messa in sicurezza del versante da cui si sono staccati i macigni che hanno invaso la nuova Lecco Ballabio, chiusa da una settimana. Le indagini in corso, spiega la procura, sono un atto dovuto di fronte alla tragedia sfiorata. Intanto il prefetto Sergio Pomponio, nelle scorse ore, ha incontrato gli autotrasportatori e le associazioni di categoria, preoccupate per la tenuta del tessuto economico della Valsassina. Tra le ipotesi sul tavolo, quella di sostituire le fasce orarie per i mezzi pesanti che devono salire e scendere da Ballabio con il senso unico alternato regolato da Movieri. Si aspetterà probabilmente la chiusura delle scuole prima di adottare questa soluzione. Noi siamo partiti con un dispositivo di viabilità temporaneo, ovviamente perché necessitava comunque di essere verificato nel quotidiano, considerato che l'ultimo precedente stimabile come confronto risaliva ad oltre 15 anni fa. Il dispositivo che è stato attuato, che favorisce il rispetto di alcune fasce di garanzia e quindi un po' la mobilità, sicuramente la mobilità delle fasce più deboli, indubbiamente non favorisce l'autotrasporto e rende comunque più difficoltoso l'approvvigionamento delle aziende della Valsassina. Adesso, ascoltando anche le categorie degli autotrasportatori e i rappresentanti del mondo produttivo, visto che i sindaci li avevamo ascoltati e ci eravamo confrontati già la settimana scorsa, si sta pensando di apportare delle modifiche a questo, anche questo sperimentalmente, a partire dalla settimana prossima. Viene chiesto a gran voce l'istituzione del senso unico alternato per i mezzi pesanti. Vediamo adesso con le forze di polizia se e come farla partire. E sul fronte della frana, delle tempistiche, ci sono novità, il maltempo di queste ore non aiuta. È prevedibile che le fasi di intervento debbano essere separate, tenute separate tra di loro, perché occorrerà prima mettere in sicurezza il fronte franoso e quindi consentire il rilascio di ulteriore materiale, la video, che credo sia ancora in bilico, e poi successivamente intervenire per la sicurezza della viabilità.